tornate nel mio salotto per un altro incontro con l'autore. Anzi, come al solito, da un po' di tempo a questa parte, incontro con l'autrice. Autrici, ho già detto, perché voglio dare visibilità alle scrittrici donne. Donne che scrivono, visto che molto spesso sono anche quelle che più leggono. E è giusto che abbiano visibilità anche su quelle che è la loro produzione. Bene, oggi abbiamo, diciamo, dici tu il tuo nome e ti presenti qui e ci dici chi sei, cosa fai e che cosa hai scritto. Allora, sono Laura Ferraresi e sono pedagogista. Sono pedagogista e ho scritto questo libro 2 anni fa, ormai ha già compiuto 2 anni, che è una raccolta di racconti alla scuola della Grande Quercia. Sono racconti che io ho scritto nell'arco di circa 1 anno, quando conducevo una trasmissione radiofonica per una stazione locale, per una radio locale, che poi divulgava anche a livello nazionale, e la mia trasmissione si chiamava Radio Gio. Ah. E Radio Gio da giovane giovedì, perché andava in onda il giovedì pomeriggio dalle 5:30, tutti i giovedì pomeriggio dalle 5:30 alle 6, era proprio uno spazio dedicato ai bambini. E durante questo spazio io mi sono impegnata a ogni puntata a scrivere una storia nuova. Ah, è un bel impegno comunque. È un bel impegno. Quindi le leggevi durante la trasmissione? Le leggevo durante la trasmissione, venivano intervallate da momenti di musica, ovviamente, perché l'attenzione dei bambini all'ascolto è molto più breve rispetto alla visione di una trasmissione, insomma. Certo. Quindi le alternavo di solito con le canzoni dello Zecchino d'Oro, che andavo a scegliere apposta, perché le abbinavo al tema che affrontava la storia quel pomeriggio. E questi temi quali erano più o meno? Allora, il libro nasce da una ricerca, perché ho collaborato con l'Università del Sussex in Inghilterra, riguardo al pregiudizio, quindi alcune storie, io le ho scritte, non queste, ma altre storie che a breve pubblicherò, sono state utilizzate per una ricerca nell'ambito della psicologia sociale per aiutare i bambini a superare le forme di pregiudizio. Molto bello questo. Quindi, cioè, sì, sono... È anche utile non solo per i bambini, ma anche per i genitori. Per i genitori, per le insegnanti, per gli educatori, per tutti coloro che hanno a che fare con i bambini e con una società ovviamente multiculturale come è la nostra. Certo. Mi dicevi che questo libro non è un libro semplice, nel senso che è stato illustrato, sì, è esatto. Un libro che è stato lavorato anche con l'editore, in un esatto, certo senso, perché sì, intanto è un formato un po' particolare, sì, cioè non è il classico libro rettangolare, verticale, ma è un libro album quasi, esatto, no? Esatto. Un libro album, oltretutto, mi sembra con delle bellissime disegni, con dei bellissimi disegni all'interno. E ci vuoi parlare di questi disegni? Questi disegni sono illustrazioni realizzate da Celeste Scuccimardi. Celeste Scuccimardi è una bambina con la sindrome di Asperger. E quindi io conoscevo la sua mamma quando, nel momento in cui avevo pensato di illustrare le mie storie, io stavo cercando un illustratore. Lei mi ha fatto vedere i disegni di Celeste, che in quegli anni aveva 8 anni, solo 8 anni. E io ne sono rimasta stupita, incantata. No, infatti sono veramente belli, veramente fatti benissimo, colorati, molto, molto freschi. Ma poi colgono l'emozione, cioè Celeste è riuscita a comprendere molto bene le storie, quindi già questo per me è stato un grandissimo successo. È riuscita a comprendere, grazie a queste storie, il suo stato, quindi a comprendere meglio se stessa e a cogliere le emozioni di ogni personaggio, e sfogliando le pagine di questo libro si colgono gli stati d'animo dei bambini. No, infatti, dei cuccioli, non sono bambini, sono cuccioli di un bosco. Vabbè, quindi no, è veramente molto, molto bello sfogliare davvero questo libro e andare
con calma da una storia all'altra, non leggerle tutte assieme, no, ma un po' alla volta. Esatto. E cercare di capire qual è il fondo di ogni storia. Infatti, alla fine ogni storia tratta un tema, quindi tratta del bullismo, tratta dell'immigrazione, tratta dei matrimoni misti, tratta del cyberbullismo, ed è stata una storia un po' complicata scrivere il cyberbullismo inserendolo in un bosco dove i protagonisti sono dei cuccioli di un bosco, questa è stata molto complessa. E alla fine di ogni storia c'è Riflettiamo insieme, 4-5 righe dove io parlo, mi rivolgo direttamente ai bambini cercando di aiutarli a comprendere meglio quello che hanno appena letto. L'età dei bambini a cui è diretto? Le scuole elementari, dai 6 ai 10 anni. Ok. Dunque, ci dicevi che questo libro ha anche una finalità, sì, diciamo, sociale. Benefica, sì, sociale, sì, no? Esatto. Perché chi acquista questo libro, parte del ricavato viene devoluto all'associazione Astrolabio, che è un'associazione di Firenze che si occupa di creare attività ed eventi dove i protagonisti sono i bambini che hanno la sindrome di Asperger. L'editore di questo libro? L'editore è Edizioni ADV, quindi il libro si può comprare direttamente online andando sul sito della casa editrice, ADV. ADV, sì. Ed è esclusivamente in cartaceo. In cartaceo, sì. Si trova anche in libreria ordinandolo? Si può ordinare, ho visto anche alla libreria Feltrinelli, lo si può ordinare, okay, anche si andando può ordinare in libreria. Tranquillamente. Sì, esatto. Ecco, parliamo ora un po' di te. Hai detto che, sì, sei una pedagogista. Sì, esatto. A parte la pedagogista, cioè, ora di che cosa ti occupi come pedagogista, non lo so, come lavoro o come persona? Allora, sono innanzitutto moglie e madre di due ragazzi che ora sono grandi, mia figlia maggiore ora ha 24 anni e il piccolo, tanto piccolo non è, ne ha quasi 20, a breve compie 20 anni. E io mi occupo adesso come adesso di scrittura, perché ecco, sì, mi piace molto condividere con le persone gli studi fatti, le esperienze vissute, sia come madre che come pedagogista. Dove quindi lavori? No, a casa. Ah, a casa, quindi sei una libera professionista. Una libera professionista, sono una libera professionista, mi capita di tenere delle conferenze, di partecipare a essere invitata a degli eventi dove tratto di questi argomenti, dove tratto di pregiudizio, di bullismo, uh-huh, e di quant'altro. Poi, ecco, mi dedico alla scrittura prevalentemente pedagogica, dove aiuto i genitori. Ti chiedo, hai scritto altro allora, oltre al libro? Sta per uscire a breve un libro dove è un romanzo questo, è un romanzo che tratta del rapporto tra un uomo disabile e una donna che si è appena divorziata, quindi hanno due forme di disabilità che si scontrano. Ho capito. Beh, molto interessante direi, cioè un misto di tante cose, no? Che però vanno sempre a confluire su quella che è la tua passione, sì, che è la pedagogia. Esatto. Pedagogia dei bambini, ma anche degli adulti. Degli adulti. Soprattutto, perché anche gli adulti hanno bisogno di essere educati. Sì, hanno bisogno di essere sostenuti emotivamente, che le emozioni sono travolgenti e alle volte ci travolgono talmente tanto che non riusciamo a gestirle. E l'adulto poi tende sempre ad avere questo autocontrollo, no? di essere come una roccia, e invece la bellezza della vita è proprio questo, di vivere le emozioni nel momento in cui capitano, non farsi travolgere, accoglierle, ascoltarle, che ci insegnano tantissimo. Ok, ma ci stai dicendo delle cose molto belle che penso interessino tantissimo anche chi ci sta vedendo ed ascoltando e che si siano veramente incuriositi intanto a questo libro che tu ci hai portato, ma soprattutto anche magari al prossimo, magari potremo rincontrarci, certo, per presentare il prossimo, no? Noi siamo sempre aperti qui a Sesto TV di ospitare le persone
che fanno qualcosa di bello, diciamo così, no? Cioè che hanno qualche idea, che hanno qualche cosa da dire rispetto alla piattezza della vita e tutto. Quindi niente, ti ringrazio tanto. Altra cosa, ci vuoi dire ancora qualcosa di Celeste eventualmente, visto che la conosci bene, ci hai fatto, ci hai parlato un po' di lei, sì. Qualcosa in più per chiudere, diciamo, questa tua intervista, come se lei fosse qui fra noi. Esatto, Celeste oggi ha 10 anni, sta frequentando l'ultimo anno delle scuole elementari e ha chiesto a sua mamma di poter illustrare altre mie storie, quindi mi sono incontrata proprio pochi giorni fa con la mamma di Celeste, con Sofia, e a breve spero per la fine dell'anno di pubblicare il secondo libro di raccolte di racconti tutte illustrate da Celeste. Magari, ora non so se sia possibile, magari potremmo anche far venire anche lei, certo, se ne ha voglia, se si sente. Perché chiaramente dipende molto dalle situazioni, esatto, anche contingenti, esatto, del momento. Esatto. Comunque, invitiamo anche Celeste come se fosse qui con noi. Sì. Bene, a questo punto io ti saluto, ti ringrazio di essere venuta qui da Sesto TV a presentare il tuo libro, a dirci quello che fai. Mi sembra tutto molto bello, molto interessante. E ringrazio, se vuoi salutare intanto, sì, io, e poi dopo saluto anch'io e chiudo. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Sesto TV, e soprattutto te Ada, che mi hai contattato e mi hai invitato e mi hai dato una grande opportunità per far conoscere qualcosa in cui credo e che spero che anche i genitori, gli insegnanti, gli educatori possano apprezzare. Ok, bene, a questo punto vi saluto anche io e vi do appuntamento alla prossima intervista con l'autore. Grazie, arrivederci.